che apriamo magari qualche domanda, qualche cosa di dibattito e poi vediamo come procedere. Sì, salve, buonasera a tutti. E tanto grazie all'AMPI di questo quartiere per l'invito. Diciamo che per me è un motivo di arricchimento stare qui con voi, perché una cosa, diciamo, è studiare la Costituzione, il diritto costituzionale dai banchi dell'università, e un'altra cosa è confrontarsi con chi diciamo, la Costituzione la sente e con chi la pratica a livello, ecco, di dibattiti, anche di impegno politico da tanto tempo, e chi conserva la memoria anche della resistenza. Quindi per me è un motivo di, diciamo, di orgoglio essere qui, essere stato invitato. E cerco di essere breve sulla riforma della Costituzione, anche se i punti sono veramente tanti, ma volevo appunto mettere in evidenza alcune cose che io, diciamo, un po' da studioso della materia avevo notato, e che a mio avviso fanno di questa riforma una pessima riforma. Ecco. Innanzitutto, diciamo, quello che è stato singolare in questa riforma è stato il metodo che si è utilizzato, cioè si è partiti sostanzialmente da un disegno di legge governativo. Questa, diciamo, è una possibilità, cioè la Costituzione non prevede che una riforma della Costituzione debba provenire dal Parlamento, debba passare attraverso un progetto di legge parlamentare, ma certamente quando si modificano 47 articoli della Costituzione, quindi un terzo degli articoli della Costituzione, è chiaro che si spera sempre di avere un metodo diverso, cioè di avere una condivisione più ampia possibile, che poi è stata la stessa condivisione ampia che ha animato, diciamo, i costituenti nel 47, nel 48, cioè una condivisione di valori e di principi che poi hanno prodotto la Costituzione repubblicana, che è una Costituzione, quella repubblicana, di compromesso. È una Costituzione di compromesso nel senso che non è una Costituzione di parte, ma proprio perché la Costituzione esprime diciamo, quelle che sono le fondamenta della casa comune, perché la legge è fondamentale del nostro ordinamento, è chiaro che bisogna cercare un compromesso tra quelle che sono le varie posizioni ideologiche, politiche e quant'altro. Ma ecco, quando si parla di compromesso si parla appunto del valore più alto che il compromesso può avere. Oggi siamo abituati a parlare, ecco, del compromesso come sinonimo di inciucio. In realtà l'idea dei costituenti era ben più alta, cioè il compromesso tra la tradizione cattolica, quella socialista, quella liberale, quella comunista, che aveva fatto sostanzialmente della nostra la Costituzione più bella del mondo, e non è, diciamo, una frase qualunque. Tutto questo invece non lo ritroviamo oggi non lo ritroviamo perché il governo è stato il padrone assoluto della scena, quindi un unico partito, più che il governo, è stato sostanzialmente fautore, possiamo dire, di questa riforma, ed è una riforma che segue un po' questo metodo, anche nel merito. È una riforma che, come dire, il cui contenuto segue anche le conseguenze del metodo adottato. Perché se noi leggiamo anche congiuntamente la Costituzione con la riforma elettorale Italicum, noi ci potremmo trovare di fronte ad una possibilità di un partito di maggioranza che sostanzialmente potrà dettare teoricamente tutte le regole del gioco e le regole politiche, le scelte politiche del Parlamento, perché chi ottiene il 25% dei voti con la legge elettorale Italicum può avere sostanzialmente il 54%, in teoria, il 54% dei seggi in Parlamento.
Questo, diciamo, è un elemento che a mio avviso, a mio modo di vedere, viola la sostanza del primo articolo della Costituzione, cioè il principio della sovranità popolare, che significa sostanzialmente che in Parlamento devono sedere i rappresentanti dell'intero popolo, quindi nel Parlamento devono comunque convergere gli interessi le idee sostanzialmente espresse dal popolo attraverso il voto, ma così facendo è chiaro che una maggioranza sostanzialmente quasi schiacciante determina una violazione di un principio di rappresentanza in nome di una sostanzialmente di una della ricerca della governabilità, e questo è un elemento molto forte di chi diciamo tende a ad elogiare questa riforma, cioè si fa riferimento a questo aspetto, alla governabilità. Però ecco, se noi diamo uno sguardo, come dire, alla Costituzione, noi non troviamo una nozione di governabilità, non troviamo un riferimento, un principio che faccia riferimento alla governabilità, ma questo è diciamo naturale che sia così, perché i costituenti sostanzialmente affidavano il buon governo allo stile, diciamo, politico di chi governa, non alle costituzioni, non alle leggi elettorali. Sostanzialmente non ci sono costituzioni che di per sé possono diciamo arrivare a garantire una governabilità assoluta, perché la governabilità, il buon governo, è sinonimo di buona politica, è sinonimo di cultura di governo, che diciamo ogni riforma costituzionale che sia può soltanto entro certi limiti favorire, ma certamente non può dettare, come dire, lo stile del buon governo, perché il buon governo fa parte, diciamo, della cultura politica di una nazione. L'aspetto, questo primo aspetto quindi importante è questo, cioè nella nuova Camera il governo potrebbe avere, il partito di maggioranza potrebbe avere una maggioranza, diciamo, schiacciante. Questo determina sicuramente una compressione dei principi di rappresentanza e di sovranità. Ma tornando, diciamo, anche al concetto di costituzione compromissoria, che è stata quella poi dei costituenti, il partito diciamo di maggioranza potrebbe, ecco, decidere di non valutare nella giusta dimensione i vari diritti che la prima parte della Costituzione enuncia. Abbiamo il diritto di libertà, la proprietà privata, la funzione sociale della proprietà privata, il principio di solidarietà, l'uguaglianza sociale. Ecco, tutti questi diritti non sono in realtà assoluti, cioè i costituenti avevano ben presente, proprio per il carattere come dire, di bilanciamento, di compromesso alla base, diciamo, della Costituzione repubblicana, che ogni diritto non può vivere di vita propria, ogni diritto deve rapportarsi ad un altro, così diciamo l'iniziativa economica deve rapportarsi alla funzione sociale, alla solidarietà che deve essere alla base dell'iniziativa economica, così la libertà di pensiero non deve ledere l'onore di chi diciamo è destinatario di determinate opinioni, così diciamo la competitività economica deve tenere presente, diciamo, il principio della grande norma della nostra Costituzione, che è l'uguaglianza sociale, l'uguaglianza sostanziale. E chiaramente, diciamo, il rischio che si ha da questa riforma costituzionale, per di più un rischio esasperato dal fatto che il Senato verrà ridotto sostanzialmente a 100 senatori, e qui c'è anche una
una contraddizione che non si trova da nessuna parte, cioè abbiamo 100 senatori, avremo 615 deputati, una sproporzione gigantesca. Questo, diciamo, mi fa venire dei dubbi sulla reale, diciamo, efficacia, effettività di questo Senato. Tra l'altro, Senato non eletto dal popolo, e anche qui viene in gioco un mancato rispetto del principio di sovranità. Il Senato non viene eletto dal popolo, viene sostanzialmente eletto sulla base di una legge. Di una legge che stabilirà sostanzialmente i criteri di elezione, ma non sarà un'elezione diretta, cioè non sarà la popolazione ad eleggere i senatori, saranno i consigli regionali a scegliere al loro interno i consiglieri regionali da mandare al Senato. Ma al di là di queste contraddizioni, sostanzialmente, ecco, capite bene che il Senato non avrà più quel peso politico, non potrà più esprimere la fiducia, e chiaramente questo determina una ulteriore compressione del principio di sovranità e di rappresentanza. E certamente, diciamo, ecco, i problemi, secondo me, fondamentali della riforma sono legati proprio a questo, cioè al fatto che si è puntato molto l'accento sulla governabilità e poco sulla rappresentanza. Ma lo si è fatto anche non soltanto non ascoltando, diciamo, come dire, le opinioni dissenzienti, perché io ricordo che ci sono stati, per esempio, degli episodi anche inopportuni da un punto di vista costituzionale. Due senatori del PD, Mineo e Corradino, sono stati espulsi dalla Commissione Affari Costituzionali, sono stati epurati e sostituiti con altri che erano in accordo con il disegno di legge governativo. Ecco, questo dà l'idea proprio di una riforma costituzionale, come dire, quasi imposta da un partito. Una riforma costituzionale su cui si esprimerà il popolo, certamente, perché l'articolo 138 della Costituzione poi prevede la consultazione popolare se non si raggiungono i 2/3 di voti in Parlamento, e quindi aspettiamo che ci sia la consultazione popolare, ma questa consultazione popolare avrà nella migliore delle ipotesi un effetto secondo me molto negativo, cioè l'effetto di spaccare in due il Paese, perché almeno, diciamo, stando a quello che sento, non è il caso di parlare di sondaggi, ma c'è un sostanziale bilanciamento tra il sì e il no. Questo farà sì che metà della popolazione voterà sì e metà all'incirca voterà no, speriamo più no, ma questo spacca sostanzialmente il Paese, spacca il Paese sul testo di legge più importante che c'è, cioè sulla Costituzione, il che si poteva, secondo me, evitare solamente, diciamo, cercando di avere un atteggiamento anche da un punto di vista proprio della presentazione del progetto costituzionale, del progetto di legge diverso, e cercando magari di coinvolgere anche altri soggetti nella redazione del testo, cosa che invece mi sembra non sia stata fatta, ecco. E certamente il principio, e qui finisco perché volevo appunto essere solo breve, dare qualche spunto di riflessione, e concludo dicendo che per tornare ancora al principio di sovranità e al principio di rappresentanza, che a mio avviso sono compressi in questa riforma, non è soltanto, diciamo, il frutto, questa compressione, il frutto della legge, della nuova legge elettorale, della composizione delle Camere, del metodo che si è utilizzato, e quindi di un governo un po' padrone della faccenda costituzionale, ma anche, diciamo, della scelta, per esempio, di cui forse non si parla tanto, cioè quella di ridurre fortemente le competenze delle regioni a vantaggio dello Stato. Questo è anche questa è una tendenza che io non condivido, sinceramente, perché è proprio
diciamo negli enti più vicini al cittadino, che teoricamente il principio di rappresentanza e di sovranità dovrebbe esprimersi maggiormente, perché è l'ente più vicino al cittadino che sicuramente ha una maggiore percezione di quelle che sono le esigenze della popolazione che risiede in quel determinato contesto territoriale. Quindi diciamo, queste in breve sono gli elementi che diciamo suscitano in me i dubbi più forti, ecco, una compressione del principio di rappresentanza e di sovranità a favore di un principio di governabilità, dimenticando che la governabilità è qualcosa di diverso, diciamo, dalla governance aziendale, in cui non ci sono controlimiti, non c'è diciamo, necessità, come dire, almeno entro certi entro certi limiti, di rispettare la rappresentanza e la proporzionalità. Niente, io diciamo, per ora ho finito questo mio brevissimo flash, lascio la parola al mio collega. Vi ringrazio per l'invito e vi porto il saluto dell'Ampi provinciale. Cioè, una delle obiezioni che ci sentiamo dire da tempo è che l'Ampi non doveva occuparsi di questa revisione costituzionale. Io la chiamo revisione, non riforma, perché la riforma ha una valenza positiva, questa revisione costituzionale non ha niente di positivo. Viene accusato l'Ampi di svolgere un ruolo politico. Noi diciamo sì, l'Ampi deve svolgere un ruolo politico, non partitico ma politico, perché l'Ampi è la coscienza critica della nostra società. E non vediamo che differenza ci sia dal fatto che noi abbiamo preso posizione contro la controriforma Berlusconi del 2006 e contro questa revisione costituzionale, che di diverso mi sembra non abbia molto, se la si considera intrecciata all'Italicum. C'è un tentativo, a mio avviso invece pericoloso, di delegittimazione dell'Ampi. Qualcuno dice che i partigiani sono ormai rappresentati in modo residuale rispetto agli antifascisti, e quindi noi non avremmo il diritto, non siamo gli eredi etici di chi ha fatto la resistenza. Ma io qui voglio sottolineare una cosa, che nel congresso di Chianciano del 2006, congresso che lesse Tino Casali, presidente nazionale, di partigiani ce n'erano tanti, tra cui ricordo Giovanni Pesce, e in quell'occasione il congresso decise che i partigiani affidassero agli antifascisti, a chi era nato dopo la liberazione, il compito di continuare a difendere la Costituzione, di applicarla e di trasmettere i valori della resistenza antifascista. Questo deve essere un punto molto chiaro e molto fermo. Io volevo poi cercare di capire del perché si è arrivati a questo progetto di questa legge poi di revisione costituzionale. Ma io credo che si debba risalire agli anni Ottanta, quando l'Europa e non solo fu attraversata da una ventata neoliberista, assistette ad una vera e propria rivoluzione conservatrice nel nostro continente, che era contro i principi di giustizia sociale, contro lo Stato sociale, che era una delle perle del Novecento, contro i principi di uguaglianza. E il progetto famoso della banca d'affari Morgan è un po' il figlio di questa ventata neoliberista e conservatrice, e in questo progetto si dice che i mali dell'Europa stanno nelle costituzioni troppo democratiche, troppo antifasciste, e nelle legislazioni che difendono i diritti dei lavoratori. Fra l'altro, lo Statuto dei lavoratori, che è nato dalle lotte del 70, è stato frantumato dall'attuale governo, quindi queste conquiste che sono costati grandi sacrifici stanno via via scomparendo. Ma al fondo di questa concezione stava un'idea delle istituzioni accentrate, cioè stava l'idea di governi, di uno spostamento del potere sull'esecutivo, di un rafforzamento dell'esecutivo. I parlamenti vengono considerati come organismi che danno fastidio, che dovrebbero solo ratificare le decisioni del governo. I corpi intermedi, cioè i sindacati,
le organizzazioni della resistenza vengono visti con fastidio di chi ha le leve del potere, perché disturbano il manovratore. Questa quindi è la concezione che è prefigurata nella banca progetto Morgan, ma che viene recepita poi, secondo me, da questo progetto di revisione da questa legge di revisione costituzionale. Noi abbiamo un'idea diversa invece della democrazia. Per noi democrazia vuol dire dare più spazio ai dibattiti parlamentari, ai corpi intermedi, allargare nei momenti di crisi la democrazia nel nostro paese, perché la democrazia ha dei tempi più lenti di quelli che hanno la finanza, i mercati, che vorrebbero rapidità nelle decisioni, velocizzazione delle decisioni e accentramento dei poteri nell'esecutivo. Il nostro concetto, la concezione di democrazia che noi abbiamo, è profondamente diversa da questo tipo di concezione. Quindi noi ci troviamo in questa situazione, direi, estremamente complessa, in cui fra l'altro l'ambasciatore americano in Italia si permette di dire che lui voterebbe per il sì. Questa è un'ingerenza intollerabile, che ricorda altre ingerenze degli Stati Uniti nella politica nel nostro paese, alcune anche drammatiche, e che noi abbiamo rigettato con grande forza. Io credo che un'altra cosa che viene sottaciuta in questa campagna referendaria è che questa revisione costituzionale è stata varata da un Parlamento di non eletti ma di designati dai partiti, in base ad una legge dichiarata incostituzionale dalla Consulta. Questa è una cosa gravissima, è una ferita gravissima alla nostra democrazia. Questo Parlamento avrebbe dovuto, invece di stravolgere 47 articoli della Costituzione, avrebbe dovuto ridisegnare una nuova legge elettorale che corrispondesse ai dettati della Consulta e chiamare i cittadini alla votazione, alle elezioni sulla base di questa rinnovata legge elettorale. Invece ha pensato bene di stravolgere 47 articoli con un disegno di legge governativo calato sul Parlamento, votato da poco più del 50% dei parlamentari, quando invece nell'Assemblea Costituente, come dicevi prima tu, più dell'80% dei parlamentari, l'Assemblea Costituente era una cosa diversa, c'erano nomi che di fronte a questi non si può neanche fare il paragone, ci fu un grande consenso, una grande condivisione da parte delle forze politiche che erano state protagoniste della resistenza antifascista, che aveva visto il contributo di uomini e di donne che, prive del diritto di voto, se l'erano conquistato partecipando alla liberazione del nostro paese dal nazifascismo. Quindi questo è, credo, il vulnus principale. Noi ci troviamo di fronte ad una campagna referendaria insidiosa, pericolosa, in cui il governo fa, secondo me, fa degli spot elettorali, degli spot referendari, ma non argomenta bene quelle che sono le proprie visioni di cambiamento. Il primo di questi spot è l'elogio della stabilità, è stato detto prima. Cioè si dice che questa revisione intrecciata alla legge elettorale dovrebbe portare a governi stabili, perché la stabilità viene considerata come un valore. Io credo anzitutto che la stabilità, cioè le carenze della politica, non possono essere fatte ricadere sulla Costituzione, perché la stabilità dipende dalla coesione delle forze politiche, non nei vizi del cattivo funzionamento della Costituzione. Ma poi credo che non sia un valore in sé. Un governo lo si deve giudicare dalla sua politica, dalla politica per il bene del paese e non dalla sua durata. Pensate alla stabilità, che pensate al governo Tambroni, se fosse rimasto stabile per 5 anni, che guai poteva provocare alla nostra democrazia. Il secondo elemento è quello del cambiamento. Si dice: o cambiamo adesso oppure non cambiamo più. E anche questo è uno slogan che ci viene ripetuto dal governo. Anzitutto, il cambiamento non è sempre un cambiamento non positivo, può essere anche un cambiamento negativo. In questo caso il cambiamento è negativo.
Si dice anche che gli italiani stanno aspettando da 30 anni la revisione costituzionale. A me non sembra, parlando con la gente, che le aspettative siano quelle di cambiare la Costituzione. Le aspettative sono quelle, i problemi che la gente ha sono come fare a tirare a fine del mese, come avere l'occupazione per i giovani che non ce l'hanno, come per i pensionati, come riuscire ad avere delle pensioni migliori. Sono questi i problemi che la gente ha. Ma poi non è neanche vero che non si è mai cambiato niente nella Costituzione. Ci sono state diverse revisioni costituzionali, una di queste è la revisione dell'articolo 81 che ha introdotto la legge di pareggio di bilancio, che ha provocato guai per la nostra economia che nessun paese europeo ci aveva chiesto. E queste sono cose che credo debbano essere dette nella campagna referendaria con grande forza. Ma poi c'è l'altro elemento preoccupante: voi avete letto che il quesito referendario riprende pari pari quello che è l'inizio, il testo, l'intitolazione della legge Boschi, che dice che nel sottotitolo nel titolo si legge è stata votata per ridurre il numero dei senatori e i costi della politica. Ecco, voi capite che se l'elettore, io spero che chi va a votare di solito non legge perché sono lunghi i quesiti, ma se uno dovesse leggere questo quesito, che sono la revisione costituzionale, l'elezione assieme alla Camera del Presidente della Repubblica, l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale, quando la Camera, che è molto più consistente, ha diritto a oltre 600 deputati, ne ha 3. Quindi la Camera, che è più consistente, avrà diritto a 3 l'elezione di 3 giudici della Corte Costituzionale, il Senato, che è di 100, ne ha 2. Anche qui c'è uno squilibrio che non si riesce bene, del quale non si riesce bene a capire il senso. Ma la cosa più preoccupante a nostro avviso è questo intreccio di cui si sente parlare tra revisione costituzionale e legge elettorale. Voi sapete che l'Italicum prevede, ecco lì hanno, dunque la Consulta aveva detto che bisognava alzare, mi pare, la soglia per avere bisogna avere una soglia alta perché scattasse il premio di maggioranza. Premio di maggioranza che è sproporzionato, perché se una lista raggiunge il 40% dei consensi ha diritto a 340 deputati su 630, al 54% dei deputati. Ma siccome nessun partito raggiungerà il 40, ecco che il disegno di legge ha aggirato furbescamente l'ostacolo prevedendo il sistema del ballottaggio. Beh, due partiti che potrebbero avere uno il 20 e l'altro il 17 vanno al ballottaggio e il partito che ha il 17 potrebbe addirittura avere il sopravvento sul primo. Ma si tratta di ristrette minoranze, quindi una minoranza degli elettori esprimerebbe il Presidente del Consiglio e quindi ci sarebbe un Presidente del Consiglio eletto da una minoranza che avrebbe in mano le leve del potere, cioè il controllo sulla Camera dei Deputati, il controllo sull'elezione del Presidente della Repubblica, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Corte Costituzionale. Sarebbe quindi verrebbero concentrati i poteri sulla figura del Presidente del Consiglio, altro che non rafforzamento dell'esecutivo, cioè un sostanziale rafforzamento dell'esecutivo nella combinazione tra revisione costituzionale e Italicum. C'è anche di per sé nella stessa revisione costituzionale questo rafforzamento. Perché non bisogna, perché adesso sentite di Renzi da tempo dice: beh, adesso però sto ripensando all'Italicum per depotenziare, credo, chi va a votare no. Perché c'è ad un certo punto della revisione costituzionale il voto a data certa, cioè il governo può dettare l'agenda
del Parlamento e che entro 70 giorni deve discutere di un suo provvedimento. Quindi è il governo che impone l'agenda dei lavori del Parlamento, che a seguito dei frequenti ricorsi ai voti di fiducia, alle leggi delega e ai decreti conta sempre di meno. Noi siamo in una Repubblica parlamentare, ma rischiamo di finire in un altro tipo di repubblica se dovesse passare la revisione con l'intreccio. Ecco, io credo, come è stato detto, che questa, stravolgendo la seconda parte della Costituzione, sia una ripercussione inevitabile sulla prima parte, sui principi fondamentali. Il primo è l'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ma se gli elettori non possono eleggere il Senato, che viene eletto dai consigli regionali, e quando vanno a votare per la Camera, che è l'unica che vota la fiducia, si vedono già almeno oltre 200 no, deputati che saranno comunque designati dai partiti secondo l'italico, l'elettorato viene privato di quello che è uno dei principi fondamentali stabiliti dall'articolo 1. Ce n'è anche un altro che io amo ripetere, l'articolo 3, che dice che tutti sono uguali di fronte alla legge e che lo Stato deve rimuovere le condizioni che rendono per rendere una vita degna di essere vissuta alle persone, ma dice anche che deve rimuovere le condizioni che impediscono ai lavoratori, e qui c'è un riconoscimento del ruolo che ebbero i lavoratori nei grandi scioperi del marzo 43 e del marzo 44, che impediscono ai lavoratori di partecipare alla cosa pubblica. Quindi c'è un'idea di democrazia partecipativa che va a confliggere se va in porto il progetto di un rafforzamento dell'esecutivo. Sono due cose che sono in netta contraddizione. Concludo con questo. Quindi io credo, non dobbiamo credo preoccuparci, qualcuno dice chissà cosa succederà se cade il governo. Noi dobbiamo avere come unico scopo la difesa della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Poi quello che succede è una cosa che non ci deve riguardare. Così come qualcuno dice avete degli alleati che è meglio non avere. Sulla Costituzione, che è la legge fondamentale, noi ci battiamo per la sua difesa e poi altri prenderanno le loro decisioni. Poi non dico chi, gli alleati dall'altra parte che sono con il governo sono anche loro non troppo raccomandabili. A parte questo, quando si tratta della legge fondamentale, noi dobbiamo andare avanti senza preoccuparci e delle ripercussioni, anche perché c'è sempre caduto un governo, in democrazia si è sempre riusciti a eleggere altri presidenti del Consiglio. Ma io credo che uno dei temi che noi dobbiamo ripetere è questo, che per cambiare il Paese non occorre modernizzare o stravolgere, la Costituzione repubblicana, ma per cambiare il Paese occorre finalmente applicare, dopo quasi 70 anni, la Costituzione, a partire dall'articolo 1, che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e quando il 40% dei giovani non ha lavoro e che chi lo perde non lo trova, io credo che questo sia uno dei problemi più grossi che il Paese ha, che la nostra democrazia ha, e credo che questo sia uno dei temi che noi dobbiamo ripetere nella nostra campagna referendaria. Vogliamo cambiare il Paese, allora applichiamo la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, che è costata tanti sacrifici, tante lotte e tante vite di giovani che hanno lottato non solo per la nostra libertà, ma per costruire una società e un mondo migliore. Grazie. Se c'è qualcuno che desidera intervenire.
Grazie, mi chiamo Francesco. Ascoltate, io volevo, cioè sono per il no ovviamente, sono qua, volevo farvi presente che sul discorso del risparmio che il governo tanto vanta, non ci sarà mai, per il semplice fatto che quelli senatori, che come ha detto Renzi, uno, due, il terzo morto, uno, due, il terzo morto, non è vero, perché questi senatori les darà il posto adatto, fatto apposta, in modo che guadagneranno anche più di adesso, perché sennò questi senatori oggi, in questo preciso momento, sarebbero giù in piazza con le bandiere rosse relative a faccia martello, anche se sono di destra, a protestare, perché il Cadreghino non lo mollano, saranno solo spostati di ruolo, ma i soldi li prenderanno sempre. Poi si è parlato che vabbè, i nostri genitori, perché mio padre era del 10 così via, hanno fatto tantissime lotte per noi, lotte che sono state sistematicamente annullate, come il diritto di sciopero, sfruttando il precetto, sfruttando il fatto che hanno continuato a abbassare dall'83 in poi, grazie a Craxi e le retribuzioni, hanno portato nelle condizioni che i lavoratori non possono più permettersi di fare la giornata di sciopero, e se cercano di farsela interviene la partecipazione. Qui c'è un costituzionalista, ho capito, un professore costituzionalista, mi sembrerebbe che però non ho mai sentito neanche CGL, CISL e UIL a parlare che l'articolo, mi corregga se sbaglio, 36 della Costituzione dice che il datore di lavoro deve dare un giusto stipendio per un equo tenore di vita, e che quindi si potrebbe, evitando lo sciopero che ci hanno tolto, fare cause di servizio, cause di lavoro per ottenere i nostri diritti. Io sinceramente sono 4 anni che sono disoccupato, lo Stato non sta facendo niente, nonostante i governanti non sta facendo niente, nonostante i mega salari che prendono, e giocano sul fatto che uno che non, con me che non sta percependo niente, che non ho più una lira in tasca, si rivolga al sociale non tramite lo Stato, che è compito suo, ma tramite i familiari, i genitori, i nonni, i fratelli. Io sinceramente, che ormai ho il frigo vuoto perché non guardo a mangiare per 2 giorni, ho deciso che farò un'altra cosa. Digiuno. Giusto, giusto, farò il digiuno, perché se lo Stato che non fa, non rispetta le regole, come arriverò ad avere un deperimento fisico e starò male, mi farò portare in ospedale costando 500 euro al giorno di posto letto. Se tutti i disoccupati, quelli che non hanno da mangiare, iniziano a far così, i nostri politici sono obbligati a prendersi le proprie responsabilità, punto e basta. Non solo i 20.000 euro al mese e starli a guardare e dirci arrangiatevi, cioè dobbiamo essere noi a farli cambiare. Grazie, scusate.